Per prima quella che mi ha fatto più tristezza, sentita in bocca a un uomo che ha fatto in passato una grande televisione, Carlo, che è stato Freccero. Non trovo un aggettivo diverso da imbarazzante sentire quello che ha detto su quel palco, quel riferimento a un gerarca nazista, quasi come fosse una fonte autorevole cui alludere, seppur in quel modo. Vabbè, insomma, grandissima tristezza. Detto questo, la parola di cui ragionare, se ne parla parecchio anche nel libro, è libertà, perché è quella, fra tutte le parole importanti maneggiate in modo improprio in questo tempo complicato, la più danneggiata da chi fa queste proteste è la parola libertà. Allora cerchiamo, ho anche imbarazzo, diciamo così, a dover discutere con dei non argomenti, con questo modo di porsi, che è una manifestazione di un diffuso disagio, è vero, di un grande rancore sociale che cerca dei capri espiatori. Se non fosse stato il Green Pass sarebbe stato altro. Compito della politica dovrebbe essere capire questo disagio e cercare di affrontarlo, ma non certamente rispondere a certe sciocchezze. Però la parola libertà è quella che è più manomessa nell'ambito di questi pseudo discorsi politici, perché vedete, la libertà non esiste se non come un'entità sociale, cioè la nostra libertà si ferma dove c'è quella degli altri, i nostri diritti hanno un limite nei diritti degli altri, il primo di questi diritti, che è sancito anche dalla Costituzione, ma non ci sarebbe bisogno di dirlo, all'articolo 32 è quello alla salute. E allora, se io sono pericoloso per gli altri, questo non è un esercizio di libertà, ma di arbitrio e di condotta antisociale. Parlare banalmente di cose che limitano la libertà alludendo a delle misure, come per esempio il Green Pass, sarebbe come dire, guardate, come io come le misure che sono state prese per limitare, diciamo, i confini quante, della protesta. Tutte quante, no? Poi il merito si può discutere, però immaginiamo di entrare in questa logica aberrante. Io penso che non sia giusto che lo Stato disciplini la guida delle macchine con le patenti, perché io voglio avere il diritto di guidare la macchina senza patente. Chi è lo Stato per voler controllare come so guidare? Io so guidare benissimo, so fare anche i test a coda, quindi rifiuto. Vi sembra una cosa ridicola? C'è una setta che dice queste cose specificamente sulle patenti. E poi io voglio girare armato. Vorrei girare armato perché io rivendico il mio diritto di cittadino a difendermi e non voglio che un questore o un prefetto sindacchino, controllino se io ho diritto a portare un'arma, perché io ho diritto a portare un'arma. E questo fatto nega la mia libertà. Che ve ne pare di questo discorso?